li abbiamo conosciuti negli anni 2000 con i tormentoni WWW mi piaci tu e stai con me forever, e oggi dopo 20 anni da quell'esordio strepitoso tornano a suonare. Quei ragazzini sono cresciuti, la formazione in parte si è modificata e con loro anche il sound che propongono in radio e sulle piattaforme streaming suona già il loro nuovo brano, l'italiano, e oggi sono qui con noi per raccontarci la loro reunion. Diamo il benvenuto su Yes Life ai Gazzosa. Nome: Vincenzo. Valentina. Federico. In arte siete i Gazzosa. 3 aggettivi per definirvi: dinamici, musicisti, romantici. Tornate dopo 20 anni dal vostro esordio. Paura di deludere o adrenalina a mille? Adrenalina a mille. E 3 parole per descrivere il vostro ritorno in musica? Ironico. Fuoco. Allora, quando avete iniziato a pensare alla vostra reunion? Sempre, però adesso abbiamo preso la... ci siamo convinti a farla. State tornando con l'italiano. Sintesi tra passato e futuro? Sì. Beh, ce ne fate sentire un pezzettino? Non voglio stare zitto e dico ciò che penso in questo tempo che mi brucia tutto il mento. E se vi dico stai con me forever, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Sanremo. Beh, ci tornereste al Festival di Sanremo? Magari. Certo. Sì. E per la serata delle cover, con chi vorreste cantare? Johnny Rotten. E invece di Raffaella Carrà, qual è il ricordo che vi portate? Le bacchette che gli ho regalato sul palco. Sempre nel cuore. Meravigliosa. Oggi vi sentite più pop o punk? Rock. Più spumeggianti o aggressive? Aggressive. Entrambi. Sul palco, rigorosamente, in total black o vive i colori? Total black. Total black. Se inventano black. Un colore più scuro, allora quello. Siete superstiziosi? No. No, forse più lui. No. Prima lo ero di più. Prima lo ero di più, adesso no. E prima di salire sul palco, rito scaramantico o segno della croce? Segno della croce. Pasta e pomodoro. E tra di voi chi è il più permaloso? Fede. Io. E il più ritardatario? Io. Lei. E il più sbadato? Lui. Mi occupa delle chiavi, della mafia, di tutto, lui. E sotto la doccia cosa cantate? Mi piaci tu. No, sotto la doccia cantiamo viva la mamma. E se vi dico Caterina Caselli, cosa rappresenta per voi? Caterina Caselli rappresenta il nostro inizio di carriera, è una grande persona che ci è stata sempre vicino. E a Jessica Morlacchi, che oggi non è con voi, cosa vi va di dire? Bocca al lupo. Bocca al lupo per la tua carriera. Il vostro sogno più grande? Andate a Sanremo adesso. Sanremo. Allora noi vi aspettiamo. Grazie ragazzi, lasciate un saluto agli ascoltatori di Yes Life. Un saluto agli ascoltatori di Yes Life. Ciao.